Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo primo appuntamento nella nuova serie Pokémon Y Random Lock. Come ogni anno c'è una nuova serie randomizer per Pokémon e quest'anno tocca alla sesta generazione con Pokémon Y. Le regole sono quelle basi di una Nuzlocke, ovvero il primo Pokémon che trovi in un percorso, lago, foresta, quello che è, devi catturarlo. Non necessariamente, però puoi catturare solo quello. E un Pokémon che va a KO è da considerarsi morto e quindi devi lasciarlo nel box o liberarlo. Inoltre si applicano anche le regole della Randomizer, ovvero tutti i Pokémon che trovi sono randomizzati, vanno dalla prima generazione fino alla sesta, in questo caso, imparano mosse solo randomiche. Il typing però non è randomico, mentre la loro evoluzione sì. Anche le loro abilità sono randomiche. Non c'è altro da aggiungere se non cominciare l'avventura. Intanto il professore qui ha disquisito sì e no, e noi siamo una ragazza o un ragazzo, siamo un ragazzo ovviamente, siamo anche piuttosto veloci se possiamo. E come ci chiamiamo? Beh, ovviamente ci chiamiamo Link, no? Mi chiamo Link e mi sono trasferito qui nella regione di Kalos, da casa mia che era accanto, non accanto nel senso di canto, ma accanto, quella sotto. La regione sotto era Hetaria. Piccola reference che non tutti coglieranno, ma non importa, andiamo avanti. Ecco Fletchling! Che c'è Fletchling? Bello, che fai? Tra l'altro, se vi steste chiedendo perché questa grafica è così pulita, quella del gioco, è perché sto giocando ad emulatore. C'è bisogno che vi dica anche come si chiama l'emulatore? Citra si chiama l'emulatore, Citra. È in giro ormai da diversi anni, anche troppi devo ammettere. Ci sono dei rumori? E si cambia! Bene, sì. Tra l'altro qui abbiamo già le scarpe da corsa incorporate, oppure siamo delle persone che hanno un cervello e sanno che non ci sono istruzioni per le scarpe da corsa. Salve! Voi siete le mie nuove vicine? Però... in questa regione vive un illustre studioso di Pokémon chiamato Platan, picchiatore. Ok, voi andate alla cittadina qui accanto perché ci sono i Pokémon! Sì, andiamo a prendere i Pokémon! Un portone che si apre quando una persona ci passa vicino. Che bell'epoca da vivere! Sì, va bene. Ah, è arrivato il pacco che aspettavo. Non c'è il pacco? Niente, il postino ancora non l'ha consegnato? Maledizione. Bisogna fare con sti postini! Bisogna chiamare la posta! E dire ai loro postini di essere più efficienti, accidenti a loro. Link, siamo qui! Ma chi è che urla? Ah, sono i miei nuovi amici. Vediamo un po', abbiamo... Camille, Bill, Capil. Camille senza Capil. E quell'altre due, vabbè, abbiamo conosciute prima, quindi... Shan e Serena, perché hanno dei bei nomi. Tierno e Quaterno, invece, no, non sono dei bei nomi. Volete darmi dei soprannomi per rompere il ghiaccio? È meglio Super L. Tu trovato? Che hai trovato? Ok, scelgo il mio nome, ok? Scelgo il mio nome, lo scelgo io. Ma che ti chiamiamo Link? Sì, è il mio nome! Mi piace! Ovvio che ti piace, è il mio nome! Non voglio un soprannome, voglio che mi chiami Link. E Link è il mio soprannome. Abbiamo Kabutops, Pokémon di tipo fuoco, iconico Kabutops fuoco. Nidoran femmina di tipo erba, no? E Castform di tipo acqua. Due belle tettine Castform, devo dire. Che poi... ok, Kabutops è già evoluto. Il tipo acqua potrebbe tornarmi utile. Non troppo, però Nidoran femmina almeno si può evolvere e può diventare un Pokémon nuovo. Le diamo anche un soprannome, certo. La chiamo Franca, tutto quanto scritto grande, così quando la lanci in battaglia, vai, Franca! Devi urlare il suo nome. Vuoi chiamarla Franca? Sì. Tu userai Froakie. Ma non c'era Froakie, c'era Kabutops che era acqua. Va bene. E tu cosa mi dai? Un Pokédex. E là il direttore del doppiaggio tecnico che ci dà? Una lettera da parte del professore vuole che la porti alla mamma. Facciamo a capirci, scusami, facciamo un po' a capirci un attimo. Devo portare una lettera da parte del professore a mia madre, single? Aspetta Link! Che c'è Shana? Voglio sfidarti! Subito una lotta? Non credo che tu abbia Froakie, a meno che... ok, Lilianna! Che... come Raikou. Oh, no, 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 no. No, no. Ma metti in coda e scaglieggiano, che gli faccio? Questo ci avrà tuono, fulmine. Ma sono più veloce?
Non faccio niente però. Tentenna, tentenna. Vabbè, ho solo rimandato la morte. Non è che ho fatto chissà cosa. Vediamo un po' come mi uccide ora. Tra l'altro i Pokémon hanno un numero di mosse che possono avere a quel livello. Mio Dio, coda drago. Per esempio, Raikou ha solo una mossa a livello 5 e quindi fa solo coda drago. Ho perso. Ho perso, se misso anche una sola volta ho perso. E Scagliagelo può missare. Mi devi tentennare, amico mio, mi devi tentennare. Mi toglie 6, ok. Geocontrollo! Ha due mosse quindi a livello 5. Ah! Buono a sapersi! A meno che non ho sbagliato a mettere e tutti i Pokémon hanno due mosse. Geocontrollo! Geocontrollo! Attenzione. Sì, sì, boostati, boostati, amico mio, boostati, boostati! Vai, Franca! Franca tiratrice, grande! 279 punti esperienza, 3 livelli easy, mi sa che facciamo, amica mia. Perché in genere ne bastano 60, 70 per arrivare al livello 6, quindi penso che... foro dimensionale, così, a caso. Abbondiamo, abbondiamo. Abbondandis ad abbondandum. Mi dispiace, cara mia, ma ho vinto. Certo che qua Game Freak mostrava i muscoli, con questa nuova tecnologia. Che poi abbiano fatto una intelligenza artificiale che fa davvero vomitare, quello è un altro discorso. Non sarà mica una lettera d'amore, ma no, spero di no. Che bella calligrafia! Oh, che succede qui? Va bene, mamma, io parto per questo viaggio a Kalos che non avevo assolutamente programmato. Io vado allora. Che vuoi tu? Fammi andare a catturare i Pokémon. Sì, nell'erba alta ritrovo, vai. Allora, ora non inizia ancora la Nuzlocke, inizierà quando avrò le prime Pokéball. Perché qui troviamo... va bene. Ok, vado, vado, primo incontro, chi è? Zekrom! Mi sa che con Scagliagelo gli faccio un po' male. E come lo alleno questo a livello 2? Tra l'altro, lo sapete che in generazione 1 la combinazione ipnosi o sonnifero, Mega Ball, era molto più efficace che lanciare un Ultra Ball? A un Pokémon addormentato, intendo. La Mega Ball era il top delle Pokéball se la usavi in combo col sonnifero di Parasect. Questi due insieme formavano una combo eccezionale, non so per quale ragione. Quasi come una Master Ball, direi. Top! E un po' Lunaton! Fu scoperto 40 anni fa nella zona d'impatto di un meteorite, con il solo sguardo addormenta il nemico. Soprannome certo. Capa da caparezza, perché Lunaton, io vengo dalla luna, grandissimo titolo quindi. Ma amici, io direi di continuare un pochettino. Non dico di fare tutto il bosco oggi, perché oggi era più una cosa di presentazione del gioco, delle regole e di formazione della squadra, perché ora che entriamo nel bosco possiamo catturare altri Pokémon. E per il prossimo video vedrò di allenarli, perché per fortuna riceviamo e condividi esperienza nel prossimo episodio. E comunque volendo potrei anche accelerare il gioco e allenare molto più velocemente. Una cosa che non vi ho detto poi, che mi viene in mente solo ora, stupido che sono. Gli oggetti sono randomizzati, tranne quelli utili per andare avanti nella storia. Ok, dobbiamo trovare un Pokémon ora. Andiamo. Vediamo cosa sarà. Ok, evolve con pietrafoglia. Si chiama Seme perché... non perché sono zozzo, ma perché... non è un uovo, nonostante abbia egg nel nome. In realtà sono dei semi, e quindi hanno il guscio fuori che li protegge, e dentro c'è il buono che si mangia. Non lo sapete? Adesso lo sapete. Devo chiamare Axe e fargli fare questo tipo di shorts, eh? Ah, lui si chiamerebbe Gennaro, se non erro, vero? Che ha Scatterbug. Non credo che tu abbia Scatterbug, Tato. Malcolm, in the middle. Vai, foro dimensionale! Attacco alle spalle! Buono! Grande!
Certo, troviamo nel bosco noi. Certo, però io che trovo per il primo? Exeghiotto, ovviamente. Via aperta. Lo vedo che è aperta. Che facciamo ora? Andiamo a sfidare la palestra nel prossimo episodio. Qua ci sono altri allenatori, già li vedo lì intenti, pronti a sguazzare nel loro sudore di mille lotte. Allora, sarebbe giusto catturarlo, perché almeno dopo, se lo trovo più avanti, posso skipparlo e provare a catturare qualcos'altro. Per questo sarebbe utile catturarlo. E sai che ti faccio? Ti faccio foro dimensionale. Ti faccio foro dimensionale. Se resisti, ti catturo. Ma se non resisti, me la prendo in saccoccia. Buono, buono, andiamo. Vuole imparare tuono, ma certo! Via vento in coda, dentro tuono! Gagliardo. Conficca la sua bocca lunga e sottile nelle prede e ne succhia fluidi. Ma non è una farfalla questa, è un vampiro. La chiamo Vampi. Poi è pure femmina. Bene, abbiamo finito quindi gli allenatori per quest'area e possiamo andare in pace. La bimba non è un'allenatrice, se non erro. E certo, anche Gabite! Oh, a parte che potrebbe evolversi in una schifezza, eh. C'è sempre questa piccola possibilità. Stiamo attenti a quello che desideriamo. Però si evolveva a 50 e rotti, quindi... Bene, con questo dichiaro quindi concluso il primo episodio di Pokémon Y Random Lock. In descrizione trovate, oltre a tutti i link utili, un link vi porta ad un log dove sono elencati tutti i cambiamenti che sono stati effettuati durante la randomizzazione. Quindi, io non ho altro da dirvi se non che ci vediamo al prossimo video. Ciao!